Un altro personaggio che perscurcola è veramente un amico, è un ricercatore, uno storico, è un uomo veramente apprezzato proprio per il suo amore verso questo territorio, ed è il professor Giuseppe Mazzilli. Posso sedermi? Forse sono più comodo nel parlare. No, forse sono più comodo. Io, è difficile parlare di un evento dopo che è stato ampiamente illustrato da chi mi ha preceduto. Io mi limito a fare alcune considerazioni e a riportare alcuni episodi che si sono verificati nel corso dell'eccidio di Scurcola Marzicana. Intanto ringrazio prima il priore della confraternita che ci ospita e che mi aveva invitato, ringrazio il sindaco di Scurcola che mi dà l'opportunità di parlare di questo evento. Un evento che molti ignorano nello stesso paese di Scurcola, tanto che poi quando lo riportano anche in maniera poco corretta. L'eccidio di Scurcola, meno famoso, lo diceva prima chi mi ha preceduto, sia di quello di Ponte Landolfo che di Salduni. È un evento che è stato poco, diciamo fra virgolette, reclamizzato. Nel 2011, me lo dicevano poco fa, io sono stato il coordinatore di un convegno che l'allora amministrazione comunale e l'Associazione Culturale Italo-Tedesca hanno tenuto qui a Scurcola. Io ho coordinato sia la mostra fotografica e sia il tavolo tecnico con il relatore. Vi voglio dare però alcune indicazioni geografiche di dove si è svolto questo evento. Qui nella chiesa delle Anime Sante era la chiesa del cimitero lungo la via Romana. Questa chiesa appare la prima volta in una forma scritta nel 1800, quando l'allora vescovo De Mazzi, Monsignor Bolognese, fece una visita pastorale e di conseguenza scrisse di questa chiesa. Qui c'era in precedenza la chiesa di Sant'Antonio Abate e una pergamena che io conosco e che in copia le ho in possesso nel 1539, era una chiesa con annesso l'ospedale, non come è inteso nel senso attuale l'ospedale, ma come deposito per i viandanti. Infatti siamo lungo la via Romana, siamo fuori dall'abitato di Scurcola, perché l'abitato di Scurcola finiva alla porta di Sant'Antonio, più o meno dove inizia adesso il corso Vittorio Emanuele, la gioielleria Otti, per capirci, per chi è di Scurcola. Questa chiesa di Sant'Antonio Abate è stata gestita dalla Confraternita della Santissima Trinità, che era sorta nel 1608, fondata da Marcello Pontempi, e aggregata con la Arciconfraternita dei Pellegrini e Convalescenti di Roma, ecco il nesso. Inoltre questa chiesa, famosa per l'eccidio, era famosa anche perché c'era la ruota, per chi non lo sa, era quel posto in cui venivano lasciati i proietti, e i proietti venivano lasciati, veniva suonato, c'era tutto un marchingegno per portare questi bambini all'interno, tanto che l'intendente, l'attuale prefetto in pratica della provincia di Milano, aveva istituito anche un servizio, un delegato del consiglio comunale addetto proprio a questo servizio. Andiamo adesso più nello specifico di questa situazione. La parte, io non sono qui per ricordare la parte della guerra, come si è svolta, perché si è svolta. Si è svolta, voi lo sapete, la rappresaglia contro i Borboni da parte dei piemontesi. Ma perché a Scurcola? Perché Scurcola era un punto strategico, un punto a metà strada fra Avezzano e Tagliacozzo, un punto equidistante fra il Cigolano verso Rieti e il passo della Cittadella verso Capistrelle, e di conseguenza la terra del lavoro per noi eravamo per destinazione nel regno di Napoli. Quello che poi è passato come il regno delle due Sicilie.
dopo la restaurazione delle monarchie nei primi anni ventennio dell'Ottocento. Si è svolto a Scurcola, ma di Scurcolani non è morto nessuno se non qualche cosa che poi vi dirò successivamente. Non ci sono, come qualcuno pensa, vittime di Scurcola in questo eccidio. Si sono scontrati nel nostro territorio i briganti, quelli fra virgolette passati sotto il titolo di briganti, furono accerchiati nell'agglomerato di Scurcola. Vi ho detto che qui Scurcola finiva, davanti alla nostra sinistra non c'era niente, e di conseguenza furono accerchiati e, pena il bando che diceva prima chi mi ha preceduto, i cittadini di Scurcola furono costretti a far uscire dal proprio seno, dalle proprie case, dalle proprie dame, i briganti. Testimonio di questo atto era il vecchio portone del Palazzo Bondelli prima della distruzione. Se vi ricordate il portone, perché di Scurcola c'erano delle accettate, quelle erano per sanare i briganti, perché se vi ricordate a seguito della unificazione del regno, Scurcola politicamente viveva una certa realtà. Il sindaco pro tempore era un filo piemontese, rieletto successivamente con i primi consigli comunali. L'abate di Scurcola, a differenza del clero che era dalla parte dei Borboni, era un filo piemontese, perché era fratello dell'avvocato Gaetano De Giorgio, che era il sindaco di Scurcola, fratello di quel Serafino Di Giorgio. Adesso facciamo un po' di storia più scurcolana, di quel Serafino De Giorgio famoso perché era filo piemontese e autore di molte scorribande. Che cosa è successo? Che di questo eccidio non se ne parla, perché non ci sono documenti, non ci sono atti, caro professore, che ne parla. Al termine di questa rappresaglia furono rinchiusi in questa chiesetta, il numero pure qui, chi ne parla, 277, 300, 400. Secondo me il più preciso di questi che raccontano la storia di questo eccidio è Angelo Cerri, che nella sua reazione al brigantaggio del Mezzogiorno, pubblicata però nel 1893, lui era un coetaneo, perché aveva combattuto qui a Scurcola in quanto era luogotenente dei piemontesi. Era di Avezzano, pertanto conosceva molto bene il territorio, e inoltre era fratello dell'avvocato Francesco Ciccio Cerri, che aveva sposato, abitava a Scurcola, per 40 anni assessore comunale, più volte priore della confraternita del suffragio, e aveva sposato in seconde nozze donna Annunziata, che era la moglie di Filippo d'Amore Pompei, sindaco per un ventennio nei primi anni dell'Ottocento. Furono rinchiusi in questa chiesa, furono passati alle armi quando più o meno verso mezzogiorno venne l'ordine da Avezzano di sospendere. Io mi sono preso qualche appunto perché, per non sbagliarmi, furono passate alle armi. Arrivò l'ordine da Avezzano e di conseguenza furono sospesi l'esecuzione. I restanti prigionieri furono portati ad Avezzano, dove poi furono ammoniti dalla sottoprefettura di allora e dove furono seppelliti. La relazione Cerri, che io la riporto nella mostra, se avete l'opportunità poi di seguirla, passo per passo secondo la dinamica della descrizione dei luoghi dove è venuto l'eccidio. Che è successo? La chiusa Vedoli era alla nostra destra, era appena questo convento. L'acqua scorgeva da tutte le parti, la stessa chiesetta ha avuto sempre problemi, la stessa confraternita nel 700, nell'800 ha sempre dovuto fare lavori per poter bonificare questa zona. Ricordate che qui non era niente costruito, tutte le precipitazioni della parte di Scurcola, della parte est, ma anche
est ma anche dalla parte ovest e venivano a confluire in questa zona. Si sono accorti che non potevano seppellirli, hanno pensato di bruciarli e hanno pensato di bruciarli, però il fedore fu talmente forte che non si riuscì a respirare. Che cosa è successo? Intanto che di questo fatto di scorpora gli archivi non ne parlano, non abbiamo una documentazione perché non sappiamo né quando sono morti né che sono morti, se non sporadicamente. Lo stesso ufficio dell'archivio dell'esercito di Roma che io ho visitato non parla, non c'è nessuna relazione sull'eccidio di Scurcola. Qualche cosa appunto è la relazione Cerni, ma anche altri hanno scritto, ma hanno scritto comunque 30-40 anni dopo l'eccidio. La memoria di Scurcola è una memoria che non ricorda bene tutti questi episodi, è stato forse un talmente forte, talmente importante questo eccidio che hanno, questa mattanza, perché di mattanza in pratica si è parlato, che non sono riusciti a fare. Vi avevo detto prima, Scurcola era filocorbonica, morì però in questa repressione uno scurcolano, un certo Costantino Oddi, un nome che non vi dice niente, Costantino Oddi. Lui era abitante nella via Clemente IV a Scurcola, la ex casa di Io Ministro, che chi è della Scurcola. Lui uscì, forse era un po' una testa calda perché era figlio di Domenico Oddi, e Domenico Oddi era stato arrestato perché era guardia nazionale. Che cosa è successo? Lui è uscito, fu ammazzato, però sentite, il parroco di allora, filo piemontese, annota nel registro dei morti che è morto a causa del passaggio della banda Giorgi. L'ufficiale dello Stato Civile del Comune, sindaco di Scurcola, dichiara che è morto nella propria abitazione. Altri morti nella zona ci sono stati, l'ufficio parrocchiale di Cappelle non conserva i registri, pertanto non si è visto niente, l'ufficio di Villa San Sebastiano uguale, Comune di Tagliacozzo non registra morti in quel periodo, pertanto non si sa quali sono stati i morti. Io a questo punto vi leggo, io ho scritto un libro sull'eccidio di Scurcola proprio nel 2011 in occasione del 150° anniversario. Vorrei leggervi, prima di avviarmi alla conclusione, quanto una domanda che mi sono posta. Per la verità, poche sono le testimonianze orali tramandate dai nostri antenati. Evidentemente lo spavento subito per l'estrema atrocità con la quale i piemontesi si sono comportati hanno cancellato dalla memoria un efferrato fatto di sangue. Eppure sono trascorsi soltanto 150 anni dall'eccidio. L'episodio, è vero, avvenne per caso a Scurcola e non vide coinvolti agenti locali, fatta eccezione appunto per Costantino Oddi. Però la feroce esercitata fu altrettanto forte, e che è possibile che i nostri nonni non abbiano mai raccontato di questo fatto d'arme, in una società in cui si viveva di racconti orali, attorno al camino delle lunghe serate invernali. Quei nonni erano i nostri bisnonni, possibile? È stata talmente atroce che probabilmente nessuno voleva ricordare. Tanto che a Scurcola gli anziani, quando volevano apostrofare una persona che aveva fatto un malefatto, un bambino, lo chiamavano brigandò, perché brigante per loro era sintomo di essere cattivi. Oh. E per concludere, un episodio orale che a Scurcola me lo hanno raccontato nelle lunghe serate invernali, me lo raccontava Corradino Frezzini, il papà di Alvaro, per chi lo conosce. E che cosa mi ha raccontato? Due episodi, uno che un certo Pasquale Fofone, il nonno di Aristide Nuccetelli di Carmè, in pratica, proprio quando bruciavano i cadaveri, forse stava nei paraggi, lui e altre persone furono prese delle patate, le patate furono inzuppate e cotte nel grasso delle persone,
e furono dati in pasto a loro. Pensate che atrocità. Un'altra cosa però mi raccontava pure, che il suo nonno paterno, un certo Isidoro Anzini, e qui è un fatto sicuramente importante, perché la solidarietà è sempre esistita, ha contribuito a liberare uno di questi briganti mettendolo nel cestone con l'asina quando si portava, con ricoperta di sabbia, di letame, quando si portavano per i campi. Ecco, questi sono gli unici due episodi che sono rimasti orali a Scurcola, o perlomeno che io conosco. Io vi ringrazio se mi avete ascoltato, che mi avete sopportato. Grazie Sindaca per l'invito, grazie per l'opportunità che mi avete dato di parlare di Scurcola.